Quando pensiamo al miglior amico dell'uomo tra gli animali, ci viene subito in mente il cane. Ma sarà stato il miglior amico anche dell'uomo medievale? Scopriamo insieme dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Se siete interessati al Medioevo e alla letteratura medievale, iscrivetevi al mio canale, commentate, condividete, mettete mi piace e cliccate sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Il cane è un animale che è sempre stato conosciuto dall'uomo fin dall'antichità, ma è stato anche un animale molto incompreso. Fin dalle prime letterature, la simbologia del cane oscilla tra aspetti negativi e aspetti positivi. Ricordiamo infatti tutti Argo, il cane di Ulisse, un esempio di fedeltà. Ma il cane è anche un animale considerato immondo. Se pensiamo, Cerbero è un cane ed è a guardia degli inferi. Poi nel proemio dell'Iliade i cani si nutrono dei cadaveri, quindi sono animali immondi. Anche nella Bibbia questa ambivalenza del cane permane. Viene infatti considerato positivamente dal profeta Tobia, ma in molti altri casi il cane è un animale empio, un divoratore di cadaveri, appunto. Sono molti gli autori greci e latini che parlano del cane, i più però dando aspetti negativi. Per loro, infatti, il cane è più che altro un animale impuro, è un animale sporco, è addirittura ingrato. Altri invece ne lodano le qualità, soprattutto per la caccia e la fedeltà che dimostra il cane verso il proprio padrone. Un po' meno negativa è la visione del cane nella cultura norrena. Per i vichinghi il cane è uno spirito custode, è un animale che fa la guardia, avverte l'uomo dei pericoli, quindi annuncia anche eventi, spesso però infausti. Il cane più famoso della cultura norrena è Gamr, che è una sorta di Cerbero vichingo. È infatti un cane infernale. Il cane, appunto, è un animale che avverte l'uomo dei pericoli. Ma essendo un animale che si nutre di cadaveri, viene visto come un animale infausto. Nella saga di Haakon il Buono troviamo una curiosa vicenda legata ad un cane. Gli abitanti di Trondheim dovevano infatti scegliersi il proprio re e, dovendo scegliere tra un cane e uno schiavo, decisero di scegliere il cane. Questo perché così potevano autogovernarsi. Ma con la magia venne infuso in questo cane il senno di tre uomini e iniziò addirittura a parlare. Il cane quindi divenne un re molto saggio e trattato con molto onore dagli abitanti di Trondheim. La simbologia ambivalente del cane dalla cultura classica arrivò fino nel Medioevo e rimase appunto molto ambivalente. I bestiari medievali infatti parlano molto spesso del cane, anche se con termini piuttosto dispregiativi. Questo disprezzo per il cane purtroppo rimane in qualche modo latente anche ai giorni nostri. Dare del cane a qualcuno non è certo un complimento e anche alcuni termini come cinico o canaglia deriva appunto da questo animale. Gli autori dei bestiari si dividono abbastanza nettamente sul giudizio verso questo animale. C'è chi loda smisuratamente il cane e chi invece vede nel cane un animale empio, grossolano, sporco e ingrato. Uno di coloro che lodano molto il cane è Isidoro di Siviglia nelle etimologie. Per lui, infatti, il cane deriva da canor, ovvero suono, appunto perché è un animale che abbaia. Per Isidoro di Siviglia non esiste un animale più sagace del cane.
La sua sensibilità, infatti, è maggiore rispetto a tutti gli altri animali. Infatti, è l'unico animale che riconosce il proprio nome e ama il proprio padrone. Difende la sua casa e difende appunto il proprio padrone, fino addirittura a dare la vita per lui. Molti altri autori continuano con le lodi sul cane, indicando le varie razze canine. Vi sono infatti cani veloci adatti alla caccia alla lepre, oppure cani grossi come i molossi, adatti alla caccia al cinghiale. Alcuni indugiano con esempi di fedeltà del cane verso il proprio padrone. Ad esempio, il cane di un uomo che era stato assassinato rimase per molto tempo vicino al corpo del proprio padrone. Quando la gente si accorse del cadavere, fece capannello per vedere di che cosa si trattava. E arrivò anche l'assassino, che come gli altri si doleva per questa morte, ma il cane lo riconobbe subito e gli saltò addosso. L'uomo venne arrestato e poco dopo confessò l'assassinio. Oppure, quando Re Garamante venne catturato, i suoi cani, che erano più di 200, formarono un esercito che assaltarono la prigione e liberarono il proprio padrone. Vi è poi l'esempio di un cane che durante il consolato di Appio e Giunio Pictuno seguì il proprio padrone che era stato condotto in carcere, lo seguì ululando. Quando l'uomo venne giustiziato, il cane rimase presso il cadavere del proprio padrone. Il popolo romano ebbe pietà di questo cane e gli diede del cibo, ma il cane prese il cibo e cercò di accostarlo alla bocca del padrone. Ad un certo punto, però, presero il cadavere del padrone e lo gettarono nel Tevere, e subito il cane si gettò nel fiume e cercò di tenerlo a galla. La lingua del cane, inoltre, è portentosa per guarire le ferite. Infatti, se un cane lecca la ferita ad un uomo, la guarisce, così come riesce a guarire anche le proprie ferite. E questo viene visto come i predicatori che con la loro parola guariscono i peccati degli uomini. Il cane, inoltre, quando si nutre, è alquanto moderato, così come dovrebbe essere un buon cristiano. Ma non tutti i bestiari sono così buoni con il cane. Infatti, molti di loro notano che il cane rimangia quello che ha rigurgitato. E questo viene letto come il peccatore che ritorna a commettere gli stessi peccati. Il cane, anzi, la cagna è libidinosa, in quanto annusa costantemente il di dietro degli altri cani. Inoltre è così libidinosa da accoppiarsi non solo con i lupi, formando così le linci, ma addirittura con le tigri, formando cani così grossi da uccidere addirittura i leoni e gli elefanti. Per alcuni il cane è una bestia immonda, sporca, una bestia vorace che reclama il cibo senza sosta, e addirittura si nutre delle carogne di altri animali. Il cane, inoltre, è un animale che porta malattie, come la rabbia. Il cane è un animale stupido perché se ha un boccone di carne in bocca e attraversa un fiume, lo lascia cadere. Questo in ricordo di una famosissima fiaba di Esopo. E viene visto come un simbolo di ingordigia. Se per alcuni bestiari il cane era un animale malvagio, molto di più lo erano gli uomini cane. In alcuni bestiari, infatti, troviamo una razza a sé stante, i cosiddetti cinocefali, cioè uomini con la testa di cane. Secondo Adelmo di Malmesbury,
questo popolo mostruoso, per metà uomo e per metà cane, viveva nell'estremo oriente e parlavano alternando parole a latrati. Per molti scrittori medievali, il popolo dei cinocefali era un vero e proprio abominio ed erano crudelissimi. Per Paolo Diacono, ad esempio, nell'Historia Longobardorum, i Longobardi avevano tra le loro fila dei cinocefali. Ma non tutti i cinocefali erano cattivi. Infatti abbiamo addirittura un santo. Abbiamo San Cristoforo Cinocefalo. San Cristoforo Cinocefalo era un santo molto venerato, soprattutto dai bizantini. E la leggenda vuole che questo Cinocefalo voleva servire l'uomo più potente al mondo. Quindi servì all'inizio un re, poi un imperatore, poi il diavolo, e alla fine scoprì che l'essere più potente di tutti era Dio. Quindi San Cristoforo si convertì al cristianesimo e compì molti miracoli per poi subire il martirio. San Cristoforo Cinocefalo dovette subire molti supplizi durante il suo martirio, ma nessuno sembrava efficace. Alla fine l'imperatore Decio decise di metterlo a morte e chiamò i suoi arcieri. Però gli arcieri sbagliarono tutti i mira e addirittura uno colpì in un occhio lo stesso imperatore. Un genio. L'imperatore ovviamente si arrabbiò e decise di farlo decapitare. Così finalmente riuscì ad ucciderlo. Il cane, dunque, nei bestiari e soprattutto nella letteratura monastica, ha molti aspetti negativi, molti di più rispetto a quelli positivi. Ma questo non significa che fosse visto così dall'intera società medievale. I monaci si scagliano contro il cane perché è una figura indissolubilmente legata alla caccia. Sappiamo bene che per la Chiesa la caccia era un vero e proprio peccato, ma per la maggior parte della società, soprattutto per la nobiltà, le cose non funzionavano proprio così, in quanto la caccia era un'attività predominante nella nobiltà. E quindi nella letteratura laica il cane è ben visto, anzi, i cani dei nobili vivevano una vita molto, ma molto più agiata rispetto alla maggior parte delle persone. Mangiavano sicuramente molto meglio, in quanto quando i nobili cacciavano, una parte della selvaggina era destinata appunto ai cani. Il cane a volte era talmente ben visto dalla società medievale che addirittura ci fu un caso in cui un cane divenne addirittura santo. Si tratta di San Ginefort. Questo santo venne venerato soprattutto in Francia per tutto il Medioevo. Il suo culto rimase, anche se molto osteggiato dalla Chiesa, fino al XX secolo. Ginefort, infatti, era un levriero ed era il cane di un nobile francese. Il nobile un giorno andò fuori a caccia e lasciò il suo cane, Ginefort, a guardia del suo figliolo neonato. Quando il nobile ritornò a casa e arrivò nella camera del figlio, la trovò completamente a suo quadro, la culla rovesciata e macchie di sangue dappertutto. E anche il cane era molto macchiato di sangue. L'uomo pensò subito al peggio, pensò che il cane avesse ucciso suo figlio. Prese la spada e uccise il povero Ginefort. Ma subito dopo averlo ucciso, sentì il figlio piangere. Scostò la culla e lo trovò illeso. E sotto la culla vi era un serpente sbranato dal cane. Il nobile quindi capì subito che il cane in realtà aveva salvato la vita a suo figlio, sbranando il serpente velenoso, e si rammaricò molto di quello che aveva fatto. Seppellì il cane e fece costruire un santuario in suo onore. E ben presto questo santuario divenne molto venerato,
E Ghinefort divenne una sorta di santo patrono dei bambini. È proprio durante il Medioevo che la letteratura sul cane iniziò pian piano a cambiare, diventando sempre più positiva. Nell'Alto Medioevo, abbiamo visto, è stato un animale abbastanza bistrattato, ma nel Basso Medioevo, con il fiorire della letteratura laica, il cane acquistò sempre più valenze positive. Anche il Daguerre di Bingen ne parla tutto sommato bene. Dice infatti che il cane è un animale fedele all'uomo e proprio per questo il diavolo lo odia. È un animale molto empatico, gioisce per le gioie del proprio padrone e si rattrista quando il suo padrone è triste. Il cane percepisce l'odio, smaschera i ladri. Infine dice che il cane non è per niente adatto per nessuna preparazione medica. Anzi, se si fanno delle calzature con la pelle di un cane, i piedi si ammaleranno e non bisogna mai mangiare nulla che sia stato toccato dal cane. Anche per Dante Alighieri, il cane è un animale positivo. Abbiamo infatti la famosissima profezia del veltro che scaccerà la lupa. Infine abbiamo il cane anche nel Bestiario d'amore di Richard de Fournival. L'autore infatti ad un certo punto della sua opera si pente della propria preghiera verso l'amata e vorrebbe rimangiarsela, così come fa il cane che rimangia ciò che ha rigurgitato. Anche l'amata nella sua risposta utilizza la natura del cane, dicendo che non deve essere così sconsiderata da accettare le richieste di un libertino come lui. Al contrario, deve essere appunto come il cane, mangiare moderatamente e all'occorrenza rigurgitare ciò che ha mangiato in un luogo segreto per poi rimangiarlo con comodo. Abbiamo dunque visto come la figura del cane nel Medioevo sia molto variegata. Si passa da un animale quasi demoniaco addirittura a un animale santo. Ciò che risulta dalla letteratura è che molti autori odiavano il cane, ma ce n'erano alcuni che lo hanno esaltato. E di sicuro questi autori avranno avuto sicuramente un cane al loro fianco. Un saluto da Caliburn e ci vediamo nel prossimo video!